Fici mezzo ferro, ora va a fare l'altro mezzo pure. Ma se non ne facciamo più. Vabbè, no, io già bastavo l'esempio. Poi stai facendo. Sono scarnetto. Un carrello che ci è fatto risulta è fatto mio. Esatto. Però è difficile guardarlo perché è tutto il resto di legno. Tutto all'interno, tutto il lavoro che feci io qui c'è all'interno. E è fatto così. C'è fatto un quadrato e c'è giusto giusto l'inciavare. Sì. Ora siccome Carrotto non se ne hanno a birre, la musica aveva fatto insieme alla comunità spampenato, io vedi, non che tagliava, ci saldava in mezzo fazzoletta uno ogni angolo. Poi dopo, fece un altro quadrato stesso come chi dove sotto le ferrau. Ferrau richiedo pesante, non richiedo vecchio. Dall'intermedio di un quadrato risulta che dove in capo ci mise un mollone di 600 e un ammortizzatore. E ci ne mise uno ogni angolo, da tutti e quattro angoli. Poi ci fece le cose per firmarle da vara, no? Quando stavano fermi. Poi dopo il sutta ci fece un posto nel canna mettere la batteria per poter addomare la luce da un capo. Ora perché io feci questo travaglio? Così che quando Mara cammina, gorgia una scappa, una cosa, è come una mara. Esatto. La fine da ammortizza e o santo sta fermo. E tanto per avere questa situazione. E all'ultimo poi ci feci. Qua c'ho. Non è che se ci mette in stanghe per portarlo ancora, no? Come si chiama? Sì. Ci feci qua c'ho queste cose per imparare c'è stanga. Quando che avara resta sempre nuova, si poteva mangiare stagno, ma esatto. Avara è sempre nuova. Certo. È tutto questo. E un'altra cosa. Calencutine perché c'ave due pizze? C'aveva un pizzo tonnolare e un altro un pizzo rotondato. Sì, perché questo cono rotondo sì. A me mi serve per quando faccio per ricavarlo. Ah, ok. Mentre il cono quadro a me mi serve quando facevo sapuna 9. Perché l'occhio si faceva dopo il quadro, capisci? Sì. E poi si travagliava. E come ancute si chiama ancute? C'era una ancute e ancute. C'era due. C'hanno due. I corni c'hanno nome. Nome diverso di corno pure, come si. Ma senti qua, secondo il mestiere che uno fa quando fa il fabbro, pure in America, vitti ne ancutene, che era questo corno quadro, è giusto. Che c'era? Qua era ribassato, però il veniva quadrato tutto fino a qua. Poi che cosa ci serviva io non lo so. Oh. Però vedi, a Guria vecchia che aveva a me in pace, c'è via un buco qua sì. E un buco pure qua. Ora e sti buchi? Ora a che cosa vedi? Ci mettia questo cappello qua, vedi? Sì. Ah. Carino. Ci mettia qui. E io facevo i chiovi a mano. I chiovi per ferrare i muri, facevo a mano, che mia mano. E lui faceva 500, 400 un giorno, perché ciò se ne poteva fare perché il buso da me mi stancava. Certo. Dopo che faceva i chiovi, li mettevano un palettone, li ricuceva sopra la foglia e posava a cavolo in terra. Perché? Perché un chiovo deve essere morbido. E quando si fanno i chiovi per poter ferrare, si fanno del ferro più morbido che esiste, che è il ferro omogeneo. Perché tu lo puoi guardare così e non si va a rompere, specialmente se il ricotto dopo fatto, capisci? Sì. E i chiovi si fanno in questo sistema. Poi ne faceva per sovaggi, ne faceva per esempio un numero 5, un numero 6. E il numero era la lunghezza, la lunghezza era, no? O la larghezza. No, lunghezza era, cioè numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, e fino al numero 8 e pure numero 9. E a chi si mettevano questi? Perché all'epoca c'erano pure i chiovagliaccio che si ferravano, che si mettevano. E chi erano questi chiovagliaccio? I chiovagliaccio erano, o che la testa era fatta con la punta pizzuta, oppure era fatta a taglio. E a che servono questi chiovi con la punta pizzuta? Capito, ho capito. Sì. I muli alpini. I muli alpini. Signore. E in base è la grossezza di questi, la profondità, cioè
La lunghezza di queste chiodi era che c'era in mula che avevano un lugno più spesso oppure no? Com'era? Perché? Ma secondo quale che peri erano, noi altro facciamo i chiova. Perché se è un vero bello robusto, un vero grosso, quello chiova numero 8, con cavardazze romane, si ferravano con numero 8, numero 9, che io non numero, non a lunghezza. Sì. Però cioè, avevano un totale numero, però avesse a corrispondere un numero 5 centimetri, sì, sì, un numero 6 centimetri, un numero 7 centimetri, ma che dovrebbe essere difficile essere 10 centimetri. Oh. È una misura da così, sì, una, sì, una ora misura... E poi un'altra cosa, Mascio Cola, qua a Mezzuso c'era qualcuno che aveva i famosi cavalli che di quei ritiro, e c'era qualcuno pure cavalli sul mula fino. Ma a Mezzuso c'era un solo cavallo tramano che la via Peppe Pinto ferrava io. Mm. Era un cavallo tramano grosso, possente. E che faceva questo cavallo? Per ferro ci voleva un chilometro di ferro. E che faceva questo cavallo? Che fai? Te cavallo ritiro oppure ci travagliava in campagna? Ci travagliava in campagna. E poi c'era un cliente che aveva chiossamuli di tutti, quanto ne poteva avere? Un cliente proprio aveva chiossamuli, cioè ci porta un regimule, c'era oppure una via massimo due mule. Ma che se che deve andare a massa via, no? Resi duri, c'erano un'altra 4-5 cavalli. E una via resti cliente che ne aveva assai? Sì, a Villa Frate. A Mezzuso una via? A Mezzuso c'era Peppo Vento. Mm. E un fratello Nasavic c'era un sparino di Giacomo. Ah. Chi si capiva i febbre? Chi si capivano i febbre assai. Certo, quando un Ferraro va... C'era Paolo Mele, puro. Che non mi ricordo così appena appena. Sì. Perché, quando un Ferraro va a pigliare un cliente come chi, era buono, no? Certo che era buono. La maggior parte dei clienti non ha difficile, ma che ha menzioso per la certezza di Ferrari Mole e Cavalli. E nello stesso tempo per curare per il difettoso, perché il Camenzuso non da sediario, ma non ce n'hanno stato mai. Certo, ma ne scalche vere e proprie. Ma scalche vere e proprie non ce n'hanno stato. C'era Mastro Ciro, era pulito, ferrava pulito, però il difetto non ne conosceva, come manco ne conosceva a Villa Frate. E quindi, e poi passiamo ora, per quanto riguarda invece l'artigiano vero e proprio, l'artigiano, cioè... E fare un fabbro nel senso fare cancelle, queste cose, quando ha cominciato a farle? E ha cominciato a 29, quando aveva 29 anni. Ha cominciato proprio quando aveva potere cose più pignola. E che fa? Non fu nessuno che ci fisi. A cuccio fisi? A cuccio fisi. A cosa? E che ancora esiste se fu nessuno. E che facevo il giornalaio tavolato. Pure tavolato. Tutti tavolati. Ed erano questo semplice oppure qualcosa di lavorato? No, è lavorato, tutto fatto a mano, senza saldature, senza niente, con le accimisi, e con ammecciature fatte a mano, le matecalima ben pulite, poi bucate tutti i barri, tutte bucate con la sbassatura fatta, che quando poi si impegnavano i dare stava da rincia, e se per esempio c'era qualche. Io ci passavo lì, ma in modo che una via passare da sapere impingere la mano, sapere sfardare una cosa e l'altro, capisci? Marcio Cola, è un travaglio più curioso, nel senso una cosa che fosse un qualcosa risciano che fisio qualcuno ci si mette a fare questo travaglio, quale è stato? Per dire va, una cosa, un travaglio sciano. Qual è stato? Ma un travaglio sano che mi fecero fare, che mi portarono a me una fotografia, ero putano, e ci fece finessuna o il nodo di come si chiama? Di moschiglione, come si chiama? Perché so, mi pare che adesso è il dottore. Ah, figliere le borre moschiglione? Sì. E che travaglio ci fece? Che ci fece un balcone con un vestito, io mi portai una cartolina e ci feci tutto quello che c'era nella cortina e ci feci preciso per come era fotografato, perché la fotografia mi portava. Certo. Cosa per mia. Quale? Feci vessoi a Peppino Tantino. Sì, 10? Vessoi. E che sono questi vessoi? Ora sono perché no, ci ho già tu. Sì, per tare le versure. C'è la bombera, a parte sì. Se lo uno è come una pala che farà sì. Così.
Il mio, questo fu il lavoro più difficile che ho fatto e l'ho fatto così esatto che già fu l'unico vuoto che fece questo e tutti svegolati a mano a colpo martello a manco mia, perché a buon punto era buono a me mio padre che la boccia veniva a Simone troppo con me, chi davvero fosse, io quello fosse mi arrangiava e mi portavo ferro nel culo, sì. Capisci? E per tagli... Poi ci fisi un insegno a Massangelo, figlio di Massangelo Schillizzi. Questa barra dell'arco, ossia c'è fisi chissà? Sì, chissà fatta mia. Perché dopo c'era un ingegnere architetto che travagliava. Sì, mi ricordo. Vero. E chi dice si signori ci avesse a fare, mi piacesse fare, scrivere barra, dice a ferro battuta, lei che ne risce, disse a chi. Ci vuole Cesare, ci vai a Valle d'Ormo, ci guardaci sul professore di fare queste insegne. Dice ora ci provo a cacciare questo Massangelo, quasi no, dice, si vengono la mano, qui certo. Ci dico a lei. Chi non morisse a me, mi portò questo da quarta e ci fece preciso perché era come se andava. E l'architetto è rimasto contento? Padre mio, quando mi vette a mia, che fu io ne sento seppi. Io passavo, io ne conoscevo, che era una femmina, giusto questa sala di mia sorella a Cefaladiana. Passavo io, mi dice, vieni qua, ma sono voi, se si desidera, ci fa l'architetto che era insieme, dice, signora, c'è questo è Fabbro. Sì, do Fabbro che mi fece l'insegnare a mia donna. Sì, ah, dice, è stato lei, sì, è stato bravo, mi aspetti a spalla. Certo, sono soddisfazione. Sono... Poi vira la croce di Dan Capo. La croce che era a Brigna. Che era a Brigna. Che sta riuscendo ci ho messo io. L'allungavo. L'allungavo. E come c'è chianavo? Che mi c'è puntato un po'. Ah, ponteggio. Lo sai, a capire io in Zemola, a Bisurca, a Paolo. Mischino corpo di mazza. Ora siccome noi mi portato la stessa misura, come ce l'avevi a mettere? Va bene che avevo l'ossigeno, ma con l'ossigeno veniva debole. E allora che fece? Ci spaccava i punti. Allargò. L'allargava e ci faceva così a capire. Esatto. E poi un mischino corpo di mazza. Ora mentre che io ci facevo i saldatori, che poi la saldava, un goccio di fuoco si veniva da sotto. Quindi si stava bruciando da prima, a Brigna, a Papacina era da capo, per pigliare stato lo fuoco. Conosciva Audrey Ferrara, nel senso il rapporto con Audrey Ferrara nei paesi vicino Ciappi? Il rapporto di lavoro, cosa, oppure l'esperienza, cosa? E a fare qualche travaglio con qualche Ferrara o paese vicino, lo chiamavo per dire? No, no, nessun rapporto no. No. Semplicemente quando c'era Calongiccio l'Armeni, io mi aiutavo a fare qualche cosa. Ok. Che era pure un bravo artigiano. Sì, mi ricordo. Io era Armeni. Era bravo. Alla mira, faceva la mira. Sì, faceva i carceri fucili, faceva i balestri di scopetta e certe volte ci temperava io. Pure a Marso Pinto il Pabbenato faceva certi lavori, poi veniva, poi diceva così le brunire, così ci brunisce io. Quanti anni aveva che si arriverava così? Che ci inganne? Già sa, con 7-8 anni. Quindi ora fanno pensionato, no? Ora faccio pensionato. Quando questo che è amico proprio per divertimento ci fa qualche piccoletto. Chiaro. Va bene, ma Cola, io la ringrazio. Va bene, come vedi ci fici tutto il polo. Sì, sì. Abito pagliare, ci fici quattro pugna, c'è due pugna, ho figlio. Piccamia? No, pugna per spaccare la lingua. Ah, sì, sì. Acqua su. Anche tu la mia non mi sono carcerato, un zio che tu che gambazzaro dopo a Brigna, come si chiama? Mimmo si chiama, Mimmo Marzeri. Ah, sì, sì, sì. Ah, sì, certo, credo che fu a l'acqua. Con strumento antico e cacchiaro, come... Strumento antico, se c'è, sta, se c'è. Ma non è che è antica proprio. Sì. Sono in antichi. Ciaio.
Queste ne ancuna ha fatto di meno. Cioè così, diciamo. Qua ci facevano questi tetti per mettere in te capessuna, che ho fatto pure capessuna, io non ho fatto tante cose. Ah, ci serviva per lavorare sta cuna? Sì, per travagliare, ci facevamo questi tetti per capessuna. Questi tetti che significa? Questi tetti per capessuna che cosa erano nel preciso? Ma scuola, questi tetti... La S piccolina. Non l'avevo capito, mi pareva Jesse, perché? Sì. Questo è un cugno che fare il cittolette a una mano per ce ne fare uno a mio figlio. E come funzionava questo? Ora te li voglio. Mi chiamano a balestrette le chiese di macchine, quindi fini. C'è un guddariavo acca. C'è un guddariavo sempre mettendo sotto a fuoco? Certo, a fuoco. Un guddariavo acca. E poi ci si andava nella spaccanza. Perché sì. Poi sapeva aggiungere il cassetto. Certo. Poi prendiamo un pezzo di acciaio così. Insomma, in questo stato, prendevano a balestra il trattore, ne tagliavano un pezzo di tutto e si saldavano con l'olio. Poi te la lavoravamo e veniva accetto tutto. E faceva accetto l'edda, non runcuno. Sì, accetto l'edda. Non runcuno è un'altra cosa. Visto che così ci faceva l'occhio a tutte le cose. Ci faceva l'occhio a tutte le cose. Ora fanno riferro e poi... Sì, poi la faceva cette grosse per scarilinia, faceva cetta calabrisa e ci faceva cetta mezza calabrisa, poi faceva runcuna, faceva runchi. Tutti questi ferramenti tagli faccio tutto, fine con delle uccelli facevo. Con delle uccelli? Qua l'ama sempre d'acciaio? Certo. E umano che ci faceva sempre in ferro? Oppure in legno? Umano che ci faceva in ferro, quando era un cotendazzo che doveva... Sì, ricucino. Che doveva grosso. Che do fino ci faceva le corne grasse. Le corne grasse. Ed era... L'accattai oppure lo travagliai, come un corno grasso, l'accattai all'este buono oppure lo travagliai all'ossia. Tutto così. Ah, tutto così ossia. Io, vedi, a mia figlia c'è fare pure una raspa d'aglio. Che cos'è questo? Questa è raspa da taglio. Questa sapi che ho uso io, quando faccio i marrugliante. Sì, ho capito. Faccio marrugliante. Dei martelli, dei mazzi, dei cose. A suo figlio che in America ce l'ha a fare? Sì, vuole fatta chi stare qua e ne ha scritto lì. E ti ha chiesto, vedi? Come si chiama? Questa è asciugna. Ah, l'asciugna. Questa è un'ascia. Fatta mia, vedi? Questa mi serve pure per smarrare legna. Sì, l'asciugno quando... Prima la legna, questa è asciugno, però questa casa la sa, io sono maestro per maniare questa, perché io fu operaio guardafili e tutti i puntelli, tutti, come si chiama, i fici io quando ero giovane, sgoppava pali, poliziava e poi ci passava al raspetaglio per chi deve i fici vivere. Oh, e queste cose quando per dire sazzannaino, se ci passava... Chi sta a capire se mi ha azzannato andare a stare? E come? Posso fare che taglio, ora così ce ne scerrevo taglio. Ah, ma sono che delle ferro ci sarda l'acciaio, ci azzaria la punta. Sì, ma per lo più tutte le ferro sono fatte. E appunto. Tutte le acciaio sono fatte. Sì, ma quando ci sono qualcuno fatto le ferro? No, va bene, ti rendi più proprio. Come la rata ne facevi passare, metterci l'azzaro nuovo da punta, no? Sì, però dalla rata, vedi com'è, quando io facevo pomeri nuovi, i pomeri nuovi ci mettevano a puntina di acciaio proprio a pizzo, in modo che chi era sempre pizzuta e ci vogliavano sempre.
quando si neo completamente, poi se ci faceva il recauso e poi se ci mette una puntina. Chiedo che era masso fino però, perché la gente acchiappava un pezzo di ferro e ci facevano il recauso e buono tesante. Ma dopo, essendo ferro, che non si mangiava questo. E quando la punta era acciaio che ci metteva, io facevo figura. E il cliente, io mi facevo il cliente da me stesso, perché sapevo lavorare, certo. Sapevo che dovevo fare, capisci? E quanto durava un arato lavorando normalmente? Quanto tempo poteva durare? Ma duratura non lo so, secondo il lavoro che facevano. Se il terreno era col peggio, senza peggio. Arrivavo a fare la rata col torecchio, come ti dice, ne hai uno in miniatura. E ce l'avevo, calcelavo su. Su va. E ora tagliando. Hai pure una radice da pipa. Pure mi venne difficile a fare la rata pipa. Anche la rata col torecchio pure mi venne fare. Che di grosso mi viene più facile. Io mi fici, ma si vidi se la può vedere, che io mi flettava. Mi filettava i viti per metterli in la rata porto lecce. E che se da come fisi questa, vuoi dire da fare? Ora taliamo. Va bene, ma colore ma taliamo, se cosa. Già. Va bene. Però poi si rompio e l'ho passata da recca. Chi stia qua? Questa è la maggior vita che mi fici. Ma come no? La maggior vita che si fici. E un punto mezzo mi pare sardato, come fici? Che cosa? Questo qua? No. Ora te lo spiego io. Vedi, questi sono i cuscinetti, fatte pure me, vedi? Sì. Che ho conquistato il cassigio e faccio la filettatura. Sì. Per fare questo buco qua, come fisi, secondo te? Questa qua era una balessa, io prendevo una balessa, la tagliavo da così e da così e ce l'avevo un pezzo di qua. E questo fisi umano. E questa banna fisi stessa. Sì. Ora, una volta che hai fatto questo, abbiamo fatto questo porto su qua. Sì. Come ci posso fare questo porto su qua? Sto buco qua, come ci potete fare? Secondo te? Non lo so, ma so. Allora ti spiego io. Pigliavi questa barra, a torcivi di questa banna. E ci faccio portoso con la panna. Ora ho portoso con la ciò fisinico. Dici perché? Perché non ci posso fare un portoso ciò grosso di questo, perché se no questo si taglia. Certo. Pigliavi una spina e c'è calava la spina. Dopo che ci paga la spina, prendiamo un marco che l'aveva accattato, valemmo solo un marco accattato, e ci fa la filettatura qua. Una volta che ci ha fatto la filettatura qua, poco di marco fisicista qua quadrate, ci faccio un burto sotto mezzo, è giusto? Sì. Ma a parlare faccio l'estra, però a farlo di mano perché c'è il mio ordine. E ci faccio... ci calo... un marco da questo comunque sto qua e ci fa la filettatura qua. Dopo che ci fa la filettatura qua, pigliavi la serra o tagliava al centro. Sì. E ci faccio stingastere qua per nascere un raggio che nesce quando certo. Ho giro. E qua ci ha fatto carrello, vedi, negate pare che perché ne feci due di questi. Questo per esempio è mezzo pollice. Poi c'è fisichini di 5 ottave che l'avevo salvato pure, eh? E ne esce una cuscinetta, vedi? Vedi come sì. Vedi che caccia pure un carrello. Sì, sì. Questa è manifattura fatta mia. E di marcio vola. Complimenti. La vedi? Hai pure una sta statica di menano un rosolino cannata. Ci dici una bella sorta. Questa carne ce l'ha cattata in marcio ustino. È marcio. Sì. Vedi, questi sono i ceti che facevo, vedi? Questa è qua. Sì. Questi ceti facevo a mano. Questo è? La rata a pipa. Questo è il cortoreccio, vedi?